Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Continuiamo la scia degli esperimenti con la colla a caldo e oggi usciamo un po' dagli schemi soliti dei miei video e vi propongo un esperimento con la colla a caldo sempre, ma questa volta ho provato a realizzare una cover perché ho visto ultimamente in questi giorni alcuni video su YouTube che fanno queste cover con la colla a caldo. In realtà ci avevo pensato anche io tempo fa, però ho sempre scartato l'idea. Invece ho visto che l'hanno realizzata e quindi mi sono detta perché non posso provarci anch'io e quindi vediamo un po' quello che ho combinato. Insomma, non è che proprio sia uscita una bellissima cosa, anzi lascio a voi giudicare, lasciatemi giù nei commenti, ditemi cosa ne pensate di quello che ho combinato. Quello che ci servirà per questo esperimento sarà della carta forno, il telefonino o anche meglio una cover del telefonino, così evita di fare danni, dello scotch e poi ci serviranno degli smalti per colorare una volta fatta la cover e ovviamente la nostra amata colla a caldo. Quindi iniziamo subito incartando la nostra cover che già abbiamo e facciamo un po' un pacco regalo. Sì, vabbè, mi fa schifo, scusatemi. E niente, quindi procediamo una volta fatto questo a ricoprire appunto la superficie con la nostra colla a caldo. Io voglio fare una cover intera e perché giustamente non è che faccio le cose semplici, facciamo le cose più difficili ovviamente. E quindi ricopro per bene tutta la superficie della cover e vi dico già che non è stato per niente semplice, soprattutto perché la colla forse era troppo liquida e quindi colava da ogni dove. E quindi niente, andiamo avanti in maniera molto veloce. E quindi niente, in realtà voi adesso vedete la cover in 2 secondi fatta, io ci ho messo tipo un'ora, ma dettagli. Una cosa molto importante è quella di lasciare gli spazi che andranno poi appunto ad essere occupati da eventuali cavi USB e anche porta per le cuffie, che io ovviamente non ho lasciato, quindi vi lascio immaginare la fatica che ho fatto dopo nel ritagliare le parti. Ma anche questo ve lo evito. E quindi diciamo che per fortuna mi sono ricordata perlomeno di lasciare il buco della fotocamera, perché quando c'era già lo vedevo e quindi ci siamo, va bene. Quindi mi raccomando, se dovete farlo anche voi, lasciate i fori per le entrate dei vari cavetti. Una volta che abbiamo ottenuto un risultato che ci soddisfa, insomma, fa diciamo cagare, però nel senso magari a voi piace anche così, lasciamo asciugare la colla a caldo. E quindi una volta che ho lasciato asciugare la colla a caldo, mi sono divertita con il dipingerla con gli smalti, ma ovviamente sono una stupida e ho scelto diciamo delle colorazioni non proprio carine. E quindi diciamo che inizialmente la mia cover sembrerà una cacchietta, però poi dopo è andata meglio quando ci ho messo sopra lo smalto con i brillantini. Perlomeno sembrava una cacchietta brillantata. Una volta che ho terminato di passare lo smalto e che anche si è asciugato, anche se in realtà non si è asciugato bene, ma questi altri dettagli del mio esperimento, ho tolto la carta forno, ho tolto anche la cover che appunto mi era servita come base e ho cercato di rifinire il più possibile i lati, i bordi della cover, perché come l'ho tolta dallo stampo faceva veramente schifo. E quindi ho passato altre 2 ore, che voi vedrete adesso in 2 secondi, nel cercare di rendere presentabile quantomeno a voi, perché non credo che la utilizzerò mai, questa cover. E per finire, proprio perché ancora sembrava una misera cacchietta così che non rendeva molto nella mia testa, ho deciso di aggiungerci anche i fiocchettini le varie creazioni in resina, così per abbellirla ancora di più. Quindi l'ho incollata semplicemente con un po' di colla a caldo e un po' sparsa così vagamente in questa superficie così di questo colore molto strano, che in realtà è più chiaro e va più sul rosa carne, però voi vedete cacchietta. Però insomma, se vi fidate di me è un po' un rosa carne, insomma. Quindi poi niente, diciamo che ho rifinito cercando di eliminare il più possibile i 1000 difetti che c'erano su questa cover. E niente, quindi diciamo che il mio esperimento è un po' fallito, o perlomeno con questa cover io non ci uscirei mai. Quindi niente cover, o magari la prossima volta o cambio pistola o anche magari
mi sparo io quando faccio questi video. Comunque, a parte questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia e vi abbia strappato un sorriso. Io vi mando un grosso bacio, mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi ha divertito o meno un po', quanto perlomeno mi ha divertito a me farlo. Vi saluto, vi mando un grosso bacio, come sempre mi raccomando, lasciatemi tanti mi piace, lasciatemi tanti commenti, iscrivetevi al canale per non perdere tutti quanti gli altri video e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!